Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, in questo giorno santissimo della solennità dell'Immacolata Concezione, proprio mentre il Santo Padre a Roma sta aprendo la Porta Santa per incominciare quest'anno giubilare della misericordia, noi nella nostra piccola parrocchia ci uniamo a Lui, ma soprattutto ci uniamo a Cristo, che è la porta dell'ovile, la porta della nostra salvezza, per intercessione di Maria, la madre di Gesù, che è stata definita nella devozione popolare Ianua Caeli, cioè la porta del cielo. Per meglio significare queste verità abbiamo preferito far portare una porta simbolicamente da due confrati della confraternita di Maria Santissima del Carmelo, e qui alla mia destra ci sono il nostro caro Isidoro, che rappresenta Giovanni Battista, che ha segnalato Gesù Agnello di Dio, c'è il nostro caro Giuseppe, che rappresenta Giuseppe, il padre putativo di Gesù, e c'è anche Maria, che rappresenta la porta del cielo, Maria, la regina del cielo e della terra, che definiamo appunto nelle litanie Ianua Caeli, la porta del cielo. Uniti pertanto in questa devozione, desiderosi di profittare al massimo di questo momento di grazia che il Signore ci sta donando in questo giorno santo, rallegrati Gerusalemme, raccogli i tuoi figli fra le tue mura. Tutti voi. Rallegrati Gerusalemme, raccogli i tuoi figli fra le tue mura. Esultai quando mi dissero: andiamo alla casa del Signore. La salgono insieme le tribù, le tribù del Signore. Rallegrati. Rallegrati Gerusalemme, raccogli i tuoi figli, raccogli le mura. Gerusalemme riedificata come città, ricostruita, compatta. La salvano insieme le tribù del Signore. Rallegrati Gerusalemme, raccogli i tuoi figli tra le tue mura. Vogliamo iniziare la nostra radiazione. Quale gioia mi disserà, andremo alla casa del Signore. Ora i piedi a Gerusalemme si fermano davanti a te. Piano piano procediamo, piano. Ora i piedi a Gerusalemme si fermano davanti a te. Là sono posti i seggi della sua giustizia, i seggi della casa di Davide. Tutti insieme. Quale gioia mi disse, andremo alla casa del Signore. Ora i piedi o Gerusalemme si fermano davanti a te. Sia pace a chi ti ama, pace a te. Alza, vieni, spegni con la tua luce, e tu sei la gloria.
che risplende con la tua luce e succia la gloria del Signore. Porti quegli occhi e guarda lontano che tu vuoi farti di mia allegria e vuoi perdere tutti, viva la misericordia di Dio! 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 Aleluya, 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 aleluya.
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio. E questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco, sono la serva del Signore. Avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Della chiesa di oggi, della festa di oggi, ci dice a proposito di Maria l'Immacolata: in lei, in Maria, tu, o Signore, hai segnato l'inizio della chiesa, sposa di Cristo senza macchia e senza ruga. Mi piacerebbe
se ognuno di noi diventassimo evangelizzatori della bellezza della Chiesa. Certamente nella Chiesa ci sono macchie e rughe, ma sono macchie e rughe che il suo sposo o non guarda, o perdona, o ci sorvola, o guarisce. Non è ammissibile che un cristiano battezzato nella Chiesa, cresimato nella Chiesa, possibilmente sposato in Chiesa, che si aspetta di essere portato in Chiesa al momento della morte, durante la sua vita contesti la Chiesa, ce l'abbia con la Chiesa, parli male della Chiesa, addirittura si considera indifferente rispetto alla Chiesa. Chi non ama la Chiesa non ama Cristo. Non si può amare Cristo che non si vede se non si ama la Chiesa che si vede. Le macchie della Chiesa sono macchie, come esistono le tintorie per smacchiare gli abiti, esiste anche una Chiesa capace sempre di purificare se stessa. Ai tempi del secolo III ci fu un papa, poi, guarda caso, diventato santo pure lui, che contestò in maniera quasi feroce quella Chiesa che aveva eletto papa non lui ma un altro, secondo lui indegno. Guarda caso, poi diventarono santi tutti e due. Se c'è qualche cosa che mi fa ammirare la Chiesa è proprio questa sua capacità di lavare attraverso il dono dello Spirito tutto ciò che è indegno e di ricondurlo al gregge della purificazione. Chi di voi non ama suo figlio, sua figlia, perché ha sbagliato? Perché continua a sbagliare? Perché potrebbe sbagliare? Padre, qualche madre che dice ti cancello di figlio, ti tolgo dal certificato di famiglia, sono casi di perversione, di mostruosità che se ci capitano nella vita non sono certamente approvabili, esistono più frequentemente purtroppo, oibò, casi di figli che non guardano per anni il padre e la madre perché ha sbagliato. Non si può rifiutare lo sguardo e l'amore a chi ha sbagliato. Chi ragiona così non ragiona secondo il cuore di Dio, non cammina secondo i canoni della misericordia di Dio. La proclamazione da parte del Papa Francesco dell'anno della misericordia sta a indicare un cambiamento di rotta, un cambiamento di indirizzo all'interno della Chiesa e all'interno del mondo. E laddove i cosiddetti grandi della terra gridano guerra, guerra, spendono soldi per la guerra, si uniscono per muovere guerra, unico
pastore, agnello, degno, lui sì, di essere capo, si reca in Africa e apre una porta che è la porta della misericordia. E laddove altri invocano la guerra, egli invoca la pace. E dentro il cuore dell'uomo, il suo spirito di Caino. Caino non è morto. Quello di Caino nel suo rapporto con Abele è una storia tipica, che è la storia di ogni giorno. Ricordo una coppia di Partinico, mi pare che erano, che di tanto in tanto mi venivano a trovare, perché avevano due figli, un maschio e una femmina, in continua lotta tra di loro, con una guerra feroce che cominciava la mattina e terminava la sera quando tutti e due dormivano e riprendeva l'indomine del mattino. Tutti i piccoli particolari erano adatti per odiarsi. L'uno e l'altro accusavano i genitori di parteggiare per l'uno e per l'altro. La storia di Caino che si ripete, che è storia di famiglie, che è storia di scuole, che è storia di ospedali, che è storia di posti di lavoro, che è storia di sport, che è storia di politica, che è storia qualche volta anche di parrocchie, di comunità, dove forse in nome di una giustizia che si identifica con la propria capacità di giudizio, si è in grado di condannare gli altri, di non utilizzare quella che è la struttura essenziale del cuore di Dio, che è la misericordia. Io sono misericordia, cantiamo in uno dei nostri canti. E la misericordia è l'essenza, per dirla alla siciliana, uscivo, ruscivo del cuore di Dio. Chi vuole camminare, chi si vuole veramente convertire, guai se cominci a fare dipende da te, dipende da te, dipende da altri. Deve cominciare da sé. Perché il peccato originale ebbe conseguenze così gravi? Immaginate se Dio, chiamando Adamo, ora ti sei accorto che sei nudo, che cosa hai fatto? Adamo fosse caduto in ginocchio e avesse detto a Dio, Signore, ho sbagliato, perdonami. La storia degli uomini sarebbe stata diversa. Se Eva, richiamata da Dio, avesse detto perdonami, ho sbagliato, non solo ho sbagliato io, ma ho fatto sbagliare pure Adamo, il serpente non poteva chiedere perdono. Ma Adamo sì, Eva sì. Il peccato più grave dell'umanità non è che l'umanità pecchi. Il peccato più grave dell'umanità è che l'umanità, quando pecca, non è capace di mettersi in ginocchio e di dire a Dio ho sbagliato. L'umanità di oggi è un'umanità perversa, perché oggi, più che mai, più di ieri, più dell'altro ieri, io ho 71 anni. Frequento la chiesa da quando sono nato, da prima di nascere. Eppure, man mano che passa il tempo, vanno diventando sempre più numerose le persone convinte di non sbagliare mai, che hanno sempre da dire tutto su tutti e hanno sempre da accusare tutto e tutti. L'umanità così non può andare avanti. Abbiamo bisogno di persone, di fedeli, di cristiani, di discepoli del Signore, che possano dire con sincerità all'interno del suo cuore,
La colpa è mia, ci colpo io. Quante volte vi siete trovati, parlo specialmente con le mamme, a giustificare i figli, a difendere i figli davanti al marito, davanti a un altro figlio, addossandovi voi la colpa di qualcosa che è successo, colpa che non avete. Così ha fatto Gesù. Cosa ha fatto? Si è calato all'interno della storia umana, si è preso i peccati degli uomini, è diventato, come ci rappresenta il nostro caro Isidoro con la sua croce e la fascetta che dice ecco l'agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio. Gesù è l'agnello che si è caricato, lui senza peccato, i peccati di tutti. Dobbiamo risalire alla china, e la china la risaliamo prima di tutto riconoscendo i nostri peccati. Che non diventi mai un atto di ipocrisia quando durante la Santa Messa all'inizio proprio diciamo per mia colpa, per mia colpa, per mia grandissima colpa. Questo gesto diventi il gesto della quotidianità, che ogni giorno noi siamo capaci di dire ci colpo io. Succede qualche cosa, la prima cosa che dobbiamo fare, quanto può essere di peso da me? Se io avessi agito diversamente, forse si sarebbe potuto evitare questo fatto, questo errore, questo fenomeno, questo disastro, forse. Poi l'altro passaggio. Siamo veramente cristiani? Non solo, quello è il primo stadio, quando riconosciamo di aver sbagliato invocando la misericordia di Dio. Ma quando passiamo all'altro stadio, quello più importante, quando, anche se non abbiamo sbagliato, ci comportiamo come se avessimo sbagliato, chiedendo perdono per quelli che non chiedono perdono, riparando per quelli che non sono in grado di riparare, facendo del bene il doppio, il triplo, il decuplo, il centuplo, per quelli che non fanno del bene. Quanti e quanti giustificano se stessi? Ma il mondo lo devo salvare io, ma il mondo lo devo aggiustare io, ma se tutti sbagliano, io faccio come gli altri. Bel ragionamento. Ma siamo seguaci di Gesù? Siamo persone che vogliamo imitare Maria, primizia della Chiesa, senza macchia e senza ruga? O vogliamo essere seguaci di Caino? Immaginate se spuntasse gente con un cartellone e dicesse noi siamo discendenti di Caino, vogliamo essere come Caino, diventiamo i nuovi modelli dell'umanità. Perlomeno sarebbero sinceri, perché molti, pur essendo seguaci di Caino, dicono io sono seguace di Cristo. Ma conosci Cristo? Leggi e metti in pratica il suo Vangelo? Io amo Maria. Leggetevi il libro mirabile di San Luigi Vignon de Montfort, Trattato della vera devozione a Maria, dove chi è vero devoto di Maria conclude che l'unico modo di essere devoto è diventare suo schiavo, neanche servo, schiavo. E il grande santo dà come indicazione simbolica di questa dipendenza da Maria una catena da appendere accanto a un'immagine della Vergine Santa, per dire che siamo incatenati a lei e che non possiamo che agire come lei e fare come lei. Questo è amare Maria. Quando uno ama qualcuno, lo segue, non ha problemi, non si crea problemi. Quanti e quanti, mamme o spose, hanno il marito in carcere, lontano, distante, che lavora altrove, per cui bisogna fare tanti sacrifici, ma li fanno volentieri, perché si fa con gioia quello che si fa con amore, perché l'amore è più grande di ogni cosa, perché Maria è l'Immacolata, non perché Dio l'ha afferrata e ha detto ora io ti faccio Immacolata, lei passiva, lei indifferente, lei supina di fronte a una grazia che arrivava dall'alto, ma perché lei nei confronti di Dio che la voleva immacolata ha saputo dire quello che noi non sappiamo dire.
Ecco, io sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Se ogni giorno noi ripetiamo, ecco, io sono il servo, io sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola, perché la tua parola diventi forma della mia vita, io mi formi secondo questa parola, allora l'umanità nuova comincerà. Forse è cominciata oggi. Vediamo quello che la grazia di Dio saprà operare in noi, se noi sapremo operare insieme con la grazia di Dio.